A dire esattamente come stanno gli adolescenti che, come dire, non sono una categoria ma sono persone con storie individuali è molto complicato. È indubbio che negli ultimi anni abbiamo visto come la pandemia ha esacerbato dei disagi e dei malesseri che erano già presenti, già prima della pandemia, e credo che comunque rispetto alla scuola, ma così come a tutti gli adulti, oggi bisogna lavorare su come gestiremo quest'epoca post-pandemica. Molto spesso sento dire che la responsabilità del disagio degli adolescenti è internet, la DAD, la pandemia. In realtà esiste una fragilità adulta che negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare senza precedenti e credo che molto del benessere dei ragazzi dipenderà da come gestiremo queste fasi. Io penso che ci siano state delle lezioni in DAD meravigliose, che oggi ci siano delle lezioni in presenza che purtroppo fanno schifo e faranno schifo anche in futuro. Uso termini forti, ma è così. Alla scuola manca quello che manca anche alla famiglia, oggi agli adulti in generale. Non pensare alle proprie fragilità, ma identificarsi coi bisogni attuali e futuri di adolescenti che sono alla disperata ricerca di un futuro. Se non lo faranno la scuola e la famiglia, aumenterà il potere orientativo dei coetanei e di internet, che sono due agenzie importanti ma non hanno il mandato educativo e formativo di scuola e famiglia.